due stringhe. Una stringa S2, S1 uguale a ciao con la O, non con lo zero, e la stringa S2 uguale a ciao anch'essa. Sono due stringhe diverse, certo, un S1 e un S2, però hanno lo stesso valore. Ora, se io vado a scrivere if S1 uguale a S2, il risultato secondo voi è vero o falso di questo confronto? Invece è falsa. Se volete provare a fare questa cosa, vi renderete conto che la risposta è falso. Perché S1 ed S2 non rappresentano il valore ciao, cioè il valore della stringa, ma l'indirizzo che ha questa stringa in memoria. Quindi anche se il valore è lo stesso, S1 si trova in un'area di memoria, S2 si trova in un'altra area di memoria. Quindi gli indirizzi sono diversi. Per confrontare due stringhe a livello profondo, cioè per andare a vedere se effettivamente il contenuto delle stringhe è uguale, non si può utilizzare if S1 uguale S2, ma bisogna scrivere if S1. Ecco, qui bisogna usare un metodo di Java della classe string. Punto equals. Poi si apre una parentesi, qua si scrive la seconda stringa. E questo ci restituisce vero. Se non ho due variabili, ma ho una variabile e un valore, posso scrivere la stessa cosa. If S1.equals, aperta tonda, ciao. E mi restituisce di nuovo vero. Okay? Quindi si usa questo metodo qui. Nome della stringa, punto, equals, e poi tra le parentesi tonde l'altra stringa con la quale voglio andare a fare il controllo. File, new, Java project, biglietto ferroviario. Allora, creo un package. New package. Biglietto, ok, è la classe new class, e qua già vi do la vi riprendo un attimo i nomi delle classi iniziale maiuscola, perché ho già visto che ognuno scrive come vuole, non tutti, eh. Biglietto ferroviario, notazione camel case, inserisco il main pitch. Ecco, a questo punto la prima cosa da fare è dichiarare le variabili. Quindi le variabili ce l'ho qui. Double O, il costo e l'importo. Quindi le dichiaro subito vicino. Double, costo, virgola, importo. Punto e virgola. Poi vado a vedere le altre variabili. Sono di tipo intero, sono delle costanti, le dichiaro dopo. Le costanti, sconto P, sconto S, sconto D, se qua sono scritte in maiuscolo c'è un motivo, perché in Java è convenzione scrivere le costanti con lettere maiuscole, quindi fatelo. Per cui dichiaro la costante final, è una costante di tipo intera e vale 10 e si chiama sconto P. Final int sconto underscore p uguale 10 punto birra. Faccio la stessa cosa per le altre costanti. Adesso ho tutti i dati, tutte le mie variabili dichiarate, posso partire con che cosa? Con l'input, quindi l'apertura del flusso di input. Anzi, preferite che lo faccia con scanner con le finestre di dialogo. Allora, chiediamo di inserire il diagramma di flusso, ce l'ho qui che si vede meglio perché è un'immagine, la posso ingrandire. Quindi,
inserisci il costo del biglietto, input costo. Con le finestre di dialogo queste due operazioni vengono fatte insieme. Allora, costo uguale, il costo è un double, quindi double punto parse double, converte il valore letto in double, aperta tonda, joction pain punto show input dialog, e tra parentesi tonde inserisci il costo del biglietto. Andiamo a capo così ci vedete meglio. A posto. Adesso, dopo aver chiesto di inserire il costo del biglietto, chiediamo di inserire il tipo di utente. Inserisci il tipo di utente. Quindi tipo utente uguale. Il tipo di utente è una stringa, quindi non ho bisogno di utilizzare nessuna, di fare nessuna conversione. Posso solo scrivere joctionPane.showInputDialog, inserisci il tipo di utente e magari li metto anche a fianco le possibili opzioni che sono D oppure S oppure, anzi, mettiamoli in ordine, D oppure S oppure D. Così l'utente sa cosa deve inserire. Se tipo utente è uguale a P, inizia con l'if. If, aperta tonda, tipo utente, attenzione, punto, non posso usare l'uguale uguale, uso il punto equals. Punto equals, aperta tonda. Aperta tonda P, quindi se è un pensionato, allora vado a calcolare importo uguale costo meno costo per percentuale P fatto 100. Poi, altrimenti, allora vado a scrivere, vado a capo e scrivo else e apro una parentesi graffa e poi do invio, così si chiude subito. Else. Sono qua, sul blocco azzurro. Se tipo utente uguale a S, quindi copio questo adesso. Quindi if tipo utente uguale a S, apro una parentesi, qua il trucco è aprire e chiudere le parentesi graffe per non perdersi. Apro una parentesi graffa, invio e si chiude. Quando scrivere che l'importo è uguale, copio tutto questo, e invece di sconto P userò sconto S. E sono qua, ok? Altrimenti, quindi devo andare a capo dopo questo if, scrivere un altro else, aprire un'altra parentesi graffa, di nuovo dare invio e dovrò scrivere dentro questo else che cosa? Continuo qua, vado sul blocco giallo. If tipo utente uguale a B. Quindi un altro if uguale a questo, solamente che invece di avere S qui ci sarà B. Apro una parentesi graffa e do invio. Dovete essere precisi, ma le parentesi graffe vi aiutano. A questo punto di nuovo calcolo l'importo, la formula è sempre la stessa, con però la costante sconto D, e poi vado a vedere cosa c'è sul ramo false. Altrimenti, quindi sotto questo if, else, aperta la graffa, invio,
Nel ramo ELS c'è importo, hai importo, assegno posto, punteggio. Alla fine output dell'importo. Tutte le parentesi che ho aperto sono chiuse perché io ogni volta l'ho aperto, dato invio si è chiusa. Dovete solo ricordare che le ultime due parentesi sono rispettivamente quella che chiude end della classe e quella che chiude il main. Quindi prima della chiusura del main devo produrre in output il risultato. JOption pane.showMessageDialog aperta tonda, importo uguale, virgolette, più, e qua posso scrivere importo. JOChampaign.show, ah, manca null qua davanti, virgola. Adesso eseguo. Inserisci il costo del biglietto per fare i calcoli giusti, inserisco 100, cioè giusti nel senso che così non abbiamo, possiamo controllare che funzioni. Ok, inserisci il tipo di utente, inserisco P e il risultato deve essere uno sconto del 10%, quindi 90, importo 90. Poi eseguo di nuovo e qualcuno mi ha chiesto ma come faccio a farlo eseguire più volte di seguito? Bisogna fare i cicli. Se vi sbrigate il prossimo passaggio sono i cicli. Inserisci il costo del biglietto 100, poi inserisco studente, importo 85, giusto, perché il 15%, eseguo di nuovo, inserisco 100, inserisci il tipo di utente di disoccupato, l'importo è 75, giusto. Ultima possibilità. Inserisco il costo del biglietto 100, poi sbaglio, inserisco qualcosa di strano, anche invio, e mi dà importo 100, che è il prezzo totale, cioè il prezzo senza sconto.